problema di Anna era che non trovava il moroso. Poi l'ha trovato e il problema è diventato che lui non voleva sposarla e lei è uscita di testa, finché non l'ha sposata ed è stata felice per un'intera giornata. Ma il giorno dopo il problema era il viaggio di nozze. Non era bello come aveva sognato. Lui rossava di notte, lei piangeva di giorno. E il problema è diventato: deve avere un bebè, Luciana già tre. Se non ha fine i turbamenti, il mondo grida ma non senti. Se non puoi vivere senza drammi e non ti senti mai contento, avrai contratto la malattia del problema. La malattia del problema. Se non ce l'hai un problema, è parte del nostro sistema. Il problema di Anna era che la gravidanza pesava e il dolore del parto non poteva sopportarlo. Al lavoro non poteva andare, voleva fare l'epidurale, finché la creatura non è nata ed è stata felice per un'intera giornata. Ma dopo il parto il fisico era un disastro, le smagliature non poteva sopportarle, più nessuno la guardava, solo il marito che l'amava. E il problema è diventato: vuole un altro bebè, Luciana già tre. Se non ha fine i turbamenti, il mondo grida ma non senti. Se non puoi vivere senza drammi e non ti senti mai contento, avrai contratto la malattia del problema. La malattia del problema. Se non ce l'hai un problema, è parte del nostro sistema. Senza drammi e non ti senti mai contento, avrai contratto la malattia del problema. La malattia del problema. Se non ce l'hai un problema, è parte del nostro sistema.